Per il quinto anno consecutivo la Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme e aderiscono alla campagna di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi legati alle calamità naturali che vanno da quello sismico a quello idrogeologico. Più di 4.000 volontari e volontarie di Protezione Civile allestiranno vari punti informativi in circa 430 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale. Anche Ariano ha aderito alla campagna Io non rischio, un'idea concepita e proposta da ANPAS, Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, subito sposata dal Dipartimento della Protezione Civile e dall'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e RELUIS, Consorzio Interuniversitario dei Laboratori di Ingegneria Sismica, e poi progressivamente allargata ad altre associazioni di protezione civile. Anche Ariano Irpino aderisce ad un'iniziativa molto importante. Sì, questa è una campagna Io non rischio che a livello nazionale sono già 5 anni che si svolge. Ad Ariano è il primo anno e appunto è una campagna di prevenzione che oggi è importante che i cittadini siano informati su come comportarsi in caso di calamità. In questo caso diciamo a noi quello che ci coinvolge di più è il rischio sismico. La Protezione Civile ad Ariano, sempre sul campo, pochi giorni fa è intervenuta egregiamente a risolvere una questione di smottamento. Sì, noi cerchiamo di essere sempre operativi tramite il gruppo comunale di Protezione Civile ma anche le altre associazioni, e proprio infatti qualche giorno fa c'è stato questo forte temporale che ha provocato molte frane e siamo intervenuti tempestivamente con i mezzi che avevamo a disposizione ovviamente. Abbiamo avuto questa missione da parte dell'ANPAS nazionale di rappresentare appunto l'ANPAS in questa piazza di Ariano oggi, e è un fatto importante perché insomma si parla di rischio sismico, rischio di protezione civile in generale, cosa che credo sia fondamentale in questi giorni, proprio perché veniamo da alcuni eventi abbastanza disastrosi nella nostra vicino Benevento. Di altro tipo perché se parliamo di alluvioni, però il rischio sismico, noi sappiamo, viviamo in una città che è ad alta grado di sismicità, quindi abbiamo l'esigenza di informare i cittadini come comportarsi nel momento in cui dovrebbe verificarsi un evento del genere. E non è solo il problema di informare i cittadini come comportarsi, ma anche perché a volte un comportamento sbagliato può intralciare anche i soccorsi, e questo è un fatto che si deve eliminare, insomma, si deve creare appunto, in quanto se dovesse succedere un evento sismico, l'informazione è quella giusta, i cittadini si devono attenere a quelle che sono le norme. Ecco, ma si stanno avvicinando questa mattina i cittadini? Sì, io ho visto una buona partecipazione, la gente è curiosa, poi abbiamo un gruppo di volontari molto informati, molto bravi, che sta dando veramente una mano. Quanti ne sono? Adesso qui ne abbiamo 5-6 che sono stati formati per questo tipo di attività, perché poi è fondamentale la formazione anche per questo, che le cose da dire ai cittadini devono essere cose esatte, non cose come dire, non giuste, quindi hanno fatto un corso di formazione e per questo appunto sono le persone giuste da poter avere i contatti con tutti i cittadini. Li avvicinano, il cittadino, da quello che abbiamo potuto vedere, è molto attento per una cosa di questo genere.